Allora vi devo pregare di ritornare ai posti di combattimento, il coffee break l'abbiamo anche un po' prolungato, perché abbiamo ancora un po' di lavoro da fare prima del nostro lunch. La seconda sessione si apre così sul tema le prospettive dei piani sociali di zona e dei servizi ad integrazione socio-sanitaria. Il primo intervento, anche perché sia un intervento quadro su questo aspetto del convegno, la prima parola diamo a Costanzo Cascavilla, presidente del coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale di San Marco in Lanz. Lanz, a te il microfono. Grazie direttore, io cercherò, intanto ringrazio tutti gli altri colleghi, perché tanto sono per me, visto le mie esperienze professionali nel settore, che sono intervenuti facendo anche un po' di chilometri, ma il ragionamento oggi è di confronto, lo abbiamo già visto prima negli interventi precedenti, tra le diverse forme. Io vorrei fare un cappello introduttivo lanciando un po' anche a loro qualche stimolo ulteriore, perché appunto da questo tavolo cominciano a uscire un po' delle linee nuove sull'operatività dei piani sociali di zona e dei servizi all'integrazione sociosanitaria. Quindi cercherò di restare nei minuti, una decina di minuti, perché appunto poi abbiamo varie sessioni e poi verso 1:30 dobbiamo comunque chiudere per il pranzo. Io partirei dal, se con i colleghi sono d'accordo, dal quadro normativo. Io ritengo che questo quadro normativo, l'impianto dei piani sociali di zona incentrato sul comune capofila, credo abbia dimostrato tutti i suoi limiti, almeno dalle nostre parti. È quindi importante oggi rivedere questo impianto generale, nella nostra legge regionale qualche innovazione c'è stata, in altre parti dell'Italia si è andati spediti su altre formule che qualche ambito qui presente ha utilizzato e ha attivato già da qualche anno, quindi hanno recuperato un po' di ritardo, e come ambito di San Marco in Lanz abbiamo attivato già dallo scorso anno, però poi mano a mano mettere in piedi un soggetto gestionale sconta tutta una serie di problematiche, però vorrei essere completato su questo, che quando ci si avvia si parte spediti e si recupera il tempo. Quindi su questa visione credo che debba essere una riflessione vada fatta quando ci sono poi i consorzi e le aziende speciali di servizi, vada demarcata una linea netta tra il discorso della funzione e il discorso della gestione, proprio a livello giuridico normativo, perché credo che anche su questo si stia facendo un po' di confusione, spero ovviamente che voi riusciate a darci anche delle delucidazioni in merito, anche magari i colleghi che vengono da fuori. Quindi su questo bisogna demarcare, bisogna capire bene quali sono le funzioni in capo agli enti istituzionali, magari quali pezzi di servizi e di gestione gestiscono loro e quali pezzi di servizi gestisce l'azienda consortile o il consorzio di servizi sociali. Su questo c'è un grande dibattito anche a livello nazionale, dibattito che è sempre stato, diciamo, più o meno vivo, ma non è stato già mai forzato. Con i colleghi della Campania abbiamo fatto anche diverse riunioni in tempi trascorsi e sono riusciti poi ad attivare anche loro in alcune zone il discorso della gestione con un'ente terzo. E su questo
il problema dell'integrazione sociosanitaria si pone anche su questo con una certa importanza. Anche qui le esperienze in Italia sono diverse, credo, se non mi sbaglio, nelle esperienze delle Marche, in quella Emiliana, in quella Toscana, i due momenti sono stati fusi anche a livello normativo e quindi di gestione. Esiste un unico a livello regionale, un'unica direzione che si occupa dell'integrazione sanitaria. Nelle regioni del sud è stata ridivisa, quindi ecco, questo è un aspetto. I due servizi, però a livello legislativo credo che sia, c'è una parte che almeno io sono fermo a qualche data modifica, e anche su questo per esempio dobbiamo capire se questo ritorno indietro, l'occasione sarà giusta, magari noi volevamo forzare il consenso, poi si ritorna indietro, come dire. E l'Italia si muove sempre su, mai su una direzione, una linea dritta, ma siamo un po' liberi, a volte andiamo avanti e poi magari ritorniamo. Quindi su questo aspetto credo che una riflessione vada fatta. E poi passando dal contesto normativo diciamo più generale, sia nazionale che regionale, io credo che noi siamo carenti di un contesto normativo regolamentare locale, perché poi la regolamentazione locale è frutto del monitoraggio dei servizi, è frutto del confronto con i soggetti locali, è frutto di una rivisitazione e di un'innovazione. Noi abbiamo dei regolamenti standard, diciamocelo francamente, io voglio essere contato, che facciamo le fotocopie con un po', cambiamo, a volte ci si dimentica anche di cambiare le provenienze, e quindi su questo credo che tutti quanti noi dobbiamo. Il regolamento attuativo anche a livello locale deve essere vivo, non deve essere stato, deve essere dinamico per seguire quella che è l'evoluzione dei bisogni delle realtà in cui ci troviamo. Non possiamo fare regolamenti approvati in un anno, sono sempre gli stessi regolamenti del 2005-2006, perché noi poi, lo diceva la dottoressa Angelucci, scontiamo 5 anni rispetto alle Marche di ritardo. Siamo ancora su quei regolamenti, quindi possibile che in 10 anni, 15 anni non sia cambiato nulla? Pongo la domanda poi, come dire, anche per sollecitare poi i vostri interessi. L'altra questione, la gestione operativa dei piani sociali. Anche qui, i nuovi interventi, e se ne faceva riferimento poc'anzi, anche dall'assessore Paccioli, l'introduzione del REO, il fondo inclusione, l'integrazione sociosanitaria stessa, oggi ci danno, e questo lo dico con cognizione di causa, un livello organizzativo diverso rispetto a 10 anni fa, di quando la tipologia delle risorse e dei fondi era completamente diversa, oppure dei fondi del piano di azione e coesione. Quindi se noi non abbiamo un modello organizzativo che segue questa evoluzione delle risorse, noi scontreremo sempre problematiche come dire, che poi vanno anche a tagliare, a un rischio di taglio delle risorse, perché le rendicontazioni, lo sappiamo tutti, sono un collo di bottiglia per molti, soprattutto quando le enti locali, in questo diciamo vengo alla seconda parte di quello che sto vivendo oggi con una carica amministrativa, non abbiamo delle funzioni allocate non solo per i servizi sociali, ma anche per altri che vanno sul monitoraggio della rendicontazione dei fondi comunitari o di altri tipi di finanziamento. Allora, se io non ho un'unità organizzativa che si occupa di questo, io faccio casini bestiali, ritardi, tagli, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto se ne ha e più se ne ha. L'altra questione che ho sentito anche un po' nell'intervento ultimo dell'altra sezione è quella della parcellizzazione degli interventi. Io non riesco a vedere dalle nostre parti un discorso di gestione di servizi sulla filiera, che sia la filiera dei diversamente abili, che sia la filiera degli anziani, che sia la filiera degli anziani. Questo ovviamente sconta che noi non
abbiamo per l'economia, e non riusciamo poi a recepire, a contenere, a stabilizzare anche quel poco di innovazione che c'è. Questo è un rischio che non ci possiamo permettere. Allora dobbiamo andare, e questo riguarda anche i servizi all'integrazione sociosanitaria, soprattutto per quelle forme di nuove, diciamo, malattie, perché oggi si parlava prima della demenza, ne discuteremo, infatti, altro, eccetera, eccetera, pongono questo tema dei servizi lungo, che riguardi anche la partecipazione dell'ospedale, della struttura sanitaria, nel meccanismo dell'erogazione dei servizi. Se no perdiamo pezzi importanti e facciamo più danni che bene ai nostri figli. Anche qui il rapporto con i soggetti gestori deve essere un rapporto che va improntato in maniera diversa. Il gestore non si deve sentire, né noi lo dobbiamo far sentire, un mero esecutore, perché sennò diciamo, ci avviciniamo a quella che è una pura intermediazione di manodopera, ma già, e questo purtroppo è che il locale accade un po' su tutti gli appalti, non c'è il controllo degli appalti, che siano appalti di lavori pubblici, che siano appalti di servizi, oddio, non riusciamo a controllare, e questo è un altro con il discorso della rendicontazione del monitoraggio, la funzione importante sul controllo, cioè quello che io scrivo nel progetto deve essere fatto e realizzato. È importante, perché sennò anche su questo si ingerge una serie di diseconomie che ci portano da un altro lato. Il discorso anche degli strumenti da far gestire. Io vedo proprio informatizzazione, pochissimo. E oggi la tecnologia lo sappiamo benissimo, perché noi la viviamo quotidianamente, cerchi la vive quotidianamente, poi quando si tratta di applicare ai servizi, ma non solo su questo tipo di servizi, abbiamo una sorta di repressione. Terzo tema, quindi quadro normativo, gestione, risorse. Oggi noi stiamo, non so se da altre parti è così, ma credo che l'Italia da questo punto di vista è un po' tutto uguale, su una carenza di risorse comunali, che i fondi comunali, diciamo che praticamente non esistono, diciamocelo francamente. Né, e c'è quel pochissimo che c'è, si riduce sempre di più. Teniamo conto che su questo, e ci riagganciamo al primo pezzo del ragionamento poi sulla gestione. Se io sono il predissesto, il sesto anno, ho un impatto devastante sulle risorse da allocare sui servizi. Quindi questa riflessione va fatta, l'abbiamo già detto prima. Ci sono delle risorse vincolate, come il PAC, come il PEI, quello che sia, altro tipo di risorse europee che oggi ci sono. Domani non sappiamo se ci saranno, sicuramente non ci saranno nella stessa quantità. E quindi su questo noi dobbiamo avere un orizzonte lungo, perché siamo al 2017, il 2021-2023 dell'MP2 sarà vicinissimo, perché 5 anni passano velocemente, e quindi il rischio, nonostante ci siano dei provvedimenti nazionali come quello del reddito di inclusione, che scontiamo sul quale scontiamo il processo inverso, cioè le risorse ci sono, ma non riusciamo ad arrivarle anche per problemi di ristrettezza nei criteri di attribuzione sul soggetto finale, e quindi abbiamo, come dire, una biforcazione. Da dove ci sono le risorse abbiamo difficoltà, da dove non ce ne sono abbiamo difficoltà a reperire le mezze. Questo per portare sicuramente, secondo me, a delle criticità importanti. L'altro tema, appunto, che veniva citato poco fa, è quello delle risorse per l'integrazione sociosanitaria. O noi siamo convinti che le due cose vanno avanti insieme, cioè piano di riordino ospedaliero e servizi semidomiciliari o di strutture intermedie, o no, questo ragionamento non lo facciamo più. Cioè, la lì è un ragionamento del più e del meno, cioè
non è che ci vogliono gli scienziati o i grandi economisti, no. Se io risparmio da una certa parte, quelle risorse devono andare automaticamente a rendicuare, questo tipo di soldi. Ma è vero che anche su questo non ci si riesce. E l'altro punto è come intercetto le risorse oggi su altri settori. Il nuovo corso degli appalti ha una ventata di apporto del privato. Noi dobbiamo capire qui, in questo settore, come si ha sul privato. Qualche esperienza, diciamo, che c'è anche qui, in cui è stato fatto un lavoro sulle fondazioni, sulle ASP, ma io non so quali risultati operativi abbia prodotto, quali risultati dal punto di vista economico abbia prodotto. Qui, per esempio, qualche innovazione si potrebbe fare. Noi avevamo un grande patrimonio in questa rete, che era quello dell'energia. Da altre parti hanno fatto esperienze del genere, cioè pezzi di royalty derivanti dall'energia obbligatoriamente canalizzate verso i servizi. E noi in questa terra in cui abbiamo avuto fotovoltaico a dismisura, eolico a dismisura, non siamo stati capaci di fare questo. Però ho studiato sempre, qualcuno lo sta facendo anche negli appalti per la pubblica amministrazione. Allora lì una quota di risorse di risparmio viene garantizzata, ma è molto difficile, è molto difficile. Allora noi amministratori oggi ci tocchiamo. Poi il problema è di come andiamo a finanziare, quali sono gli strumenti per finanziare, senza parlare di ulteriori strumentazioni di forza nella nostra cultura. Non sono come il bond sociale, ma non sono, non siamo proprio forse preparati. E anche sul discorso da approcciare con le banche locali, in tutti i pezzi poi è crollato di welfare toscano, pezzi enormi, erano finanziati da banche basche. Voi banca Marche, ma più o meno banca Marche mi sembra è saltato, oggi stanno saltando le banche del tetto, quindi noi dal sistema bancario, più che recuperare risorse, le cediamo per poi riparare i danni che fa una classe dirigente, e sono danni enormi. Sulle due banche Veneto ci stanno 17 miliardi di euro, non si capisce bene, dicono che non ce le diventeremo noi, in qualche cosa comunque ci diventeremo. E quindi su questo un'altra riflessione. Ultimo punto, l'innovazione. Prima abbiamo sentito la bella esperienza del mare. Si sono divisi il territorio con le università. Noi dobbiamo avere la capacità di relazionarci con chi fa ricerca, con i centri di ricerca, in particolare con l'università che per prima è deputata per statuto, per mission, per altro, a fare ricerca sul territorio. Ecco, noi dovremmo avere un controllo costante su questo. Anche qui la norma, un regolamento, qualcosa dovrebbe metterci in campo. Di dire lo dovete fare obbligatoriamente, non per farlo obbligatoriamente, ma per farlo poi dal passo con i risultati. E anche l'innovazione nella rete, quindi sarà oggetto anche nel pomeriggio di vedere come si lavora in rete, si mettono a disposizione. Anche qui, per esempio, nei nostri bandi, nei nostri privati attuali, il discorso di rete è questa prima cosa. Cioè lo dovremmo inserire dentro, ma non tanto per dire di noi i punteggi del lavoro di impresa di carico, ma forse punteggi non ho proprio, ma devi tu dirmi quello che fare in termini economici, non soltanto di punteggi per poi avere un avanzamento nel e l'ultimo punto, cosa che era partita in punto con Pellegrini sui progetti speciali, che poi da qualche anno mi sembra sia sparito totalmente, i progetti di innovazione. E qui per esempio noi, e qui il discorso di rete, innovazione e altro, l'altra settimana abbiamo tenuto in quel di San Marco di Lamis una bella iniziativa sul grano, sul grano futuro, e lì stiamo costruendo un progetto innovativo che vedrà anche la partecipazione di soggetti franci. Cioè oggi se io voglio fare pane di qualità, produzione di qualità, con una materia prima, per esempio, che è
il grande senatore Cappelli, che ce n'è pochissimo, posso inventarmi, posso ragionare su questo, e io comune metto a disposizione 10 euro, o la fondazione Opera Pia Gradini che sta a San Marco, che ha 1200 ettari di terreno, per ricavare, fare un bel ragionamento con chi si occupa seriamente però di questo, quindi produce e commercializza pane e prodotti da forno di grande qualità. Io ritengo che gli spazi ci sono, ma vanno conquistati giorno per giorno. Va fatta una riflessione seria, come quella che stiamo facendo oggi, vanno messi a confronto esperienze diverse per non fare ripetere gli stessi errori. Perché l'Italia è vero che è una, ma purtroppo ci sono tanti casi, e lo vediamo quotidianamente, e poi ci sono tante persone che si avvicendano e magari non tengono conto poi di quello che si è fatto da parte di noi. Anche da questo punto di vista, come amministratore, come legge, vorremmo dire una parola di questo. Grazie. Abbiamo inquadrato il tema, adesso vediamo un po' l'esperienza e la testimonianza del comune di Altamura attraverso l'assessore. Passiamo a possiamo portare un po' di nome. Allora, il direttore generale del consorzio ambito territoriale di Francavilla Fontana, quindi parliamo di Francavilla Fontana, Gianluca Budano. Anzitutto un grazie agli organizzatori, all'ambito di Cevignola, agli altri ambiti che hanno collaborato a questa iniziativa, che è un po' un modello da replicare. Io nella prima parte ho osservato con molta attenzione le comunicazioni che sono state fatte e il modello anche di discussione rispetto a tutti i pezzi che riguardano sia le politiche e poi come le politiche sociali si vanno a tradurre in servizi. Volevo fare dividere un intervento che è stato detto deve essere tenuto di 10 minuti circa con due tagli di riflessione, uno di contesto già ampiamente delineato dal presidente del coordinamento istituzionale di San Marco in Lamis anche nelle relazioni e le comunicazioni di questa mattina, e l'altro di testimonianza rispetto all'esperienza consortile di Francavilla Fontana, la seconda in Puglia dopo quella di Poggiato, distanziata di qualche mese, quando di consorzi non si parlava in Puglia, come devo dire, erano veramente abbastanza rari, lo sono ancora se confrontiamo la nostra esperienza ad esempio con l'esperienza piemontese, dove tutto o lombarda, dove tutti gli ambiti territoriali invece funzionano con questa tipologia di struttura, e adesso con la legge che ha approvato il REI è stato inserito un apposito articolo che è seguito alla legge di stabilità 2016, dove si tipizza il consorzio socioassistenziale, quindi quella che fu allora una profezia adesso si è tradotto in un dato di fatto legislativo su questa tipologia di struttura consortile. Voglio dire, prima parte, la parte che riguarda il contesto. Affrontare il tema dei piani di zona senza andare ad affrontare il tema dell'integrazione sociosanitaria, quindi senza avere un occhio al mondo della sanità, rischia di negare in primis la natura degli ambiti che nascono per l'integrazione sociosanitaria, per attivare anche percorsi di sussidiarietà orizzontale con il terzo settore, che ancora, lo dico da ex portavoce del forum regionale del terzo settore di questa regione, incarico che ho ricoperto per 6 anni, quindi ho visto tutta la filiera per capirci, ancora molto tagliato sulla gestione dei servizi, a volte innovativi, ben fatti, correttamente espletati, ma sempre poco attento ancora, se non nelle grosse organizzazioni che si occupano e raggruppano il mondo della cooperazione, dell'associazionismo, di volontariato e di promozione sociale, nella programmazione delle politiche, che invece è parte centrale, che tra l'altro tra qualche settimana ci vedrà riprogettare il piano di zona per la prossima triennalità.
Il tema sanitario e il tema sociosanitario. Noi abbiamo un paese, sono recentissimi dati ISAT, dove si spende in sanità si spendono 150 miliardi di euro in Italia, se ne spendono però 33 con le tasche dei cittadini, quindi abbiamo un sistema che seppur universalistico poi di fatto mette le mani nelle tasche dei cittadini, che quindi compartecipano alla spesa in una somma abbastanza importante. Abbiamo un paese in cui, e questo ci riguarda molto da vicino come ambiti, in cui abbiamo 660.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma abbiamo 830.000 badanti invece, quindi le badanti presenti in Italia, e questo vale a cascata chiaramente in tutte le regioni, sono di più dei dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, quindi vi è tutto un mondo molto spesso sommerso di cui dobbiamo tener conto e che sviluppa anche un fatturato abbastanza importante. Abbiamo un sistema sanitario, e questo diventa molto importante anche per andare a progettare poi le politiche sociali sul territorio, che genera quindi un sistema di salute diseguale, dove il diritto alla salute, che lo è per definizione un diritto universalistico, che porta all'universalismo del diritto e quindi alla sua soddisfazione, di fatto vede una spesa sanitaria altissima da parte delle famiglie, vede un sistema sommerso di servizi che bisogna sempre di più intercettare, e vede un sistema pubblico che anziché essere integrato, e poi proverò a dare dei dati e anche delle soluzioni a partire dalla testimonianza territoriale che rappresentano, un sistema a volte che si disintegra in competenze parcellizzate, come se, chiamando il magistrale saluto del vescovo di questa diocesi, come se quando noi prendiamo in carico un caso non c'è al centro un'unica persona, un unico nucleo familiare, un'unica comunità e quant'altro, come se vi fossero nello stesso caso invece più soggetti e una parcellizzazione degli interventi. Per dare un dato pugliese, per avvicinarmi poi al tema della testimonianza, noi in Puglia spendiamo come spesa pro capite, non gli ammalati, ogni cittadino spende con le proprie tasche in media 441 euro in sanità o in socio sanitario di spesa propria. Comprendete che un quadro di salute diseguale e di benessere diseguale sul nostro territorio porta ad una visione nella gestione, nella progettazione e nella gestione dei servizi che non può essere quella attuale, perché se è vero, come diceva chi ci ha introdotto, il presidente del coordinamento istituzionale, che è mutata completamente nell'arco degli ultimi anni, i colleghi responsabili dell'ufficio di piano sanno molto bene che nel giro di pochi anni ci siamo visti dal rendicontare quasi a piedi lissa i servizi, con tra l'altro trasferimenti che erano tre volte tanto, abbiamo campato, no, dei residui dei precedenti piani di zona. Rispetto agli anni precedenti ci siamo trovati da un giorno all'altro alcune misure anche importanti, innovative, che abbiamo vissuto in particolare nella nostra regione, i buoni servizio che hanno una logica di paucelizzazione di un certo tipo, il piano di azione coesione che ha una logica di altro tipo, di rendicontazione anche con soggetti che non vengono dal mondo del sociale ma vengono dall'autorità di gestione del Ministero dell'Interno, quindi con tutto rispetto, con una sensibilità e un approccio molto, molto diverso. Ci siamo trovati quindi davanti a un sistema completamente mutato e anche all'interno di un piano di riordino del sistema sanitario regionale che ha impattato anche con le politiche di welfare del territorio. In questa logica, per passare la testimonianza e affrontare poi alcuni nodi problematici, alcuni punti di forza che abbiamo vissuto in questi anni, dobbiamo un po' mettere in evidenza come la nostra regione, quindi i nostri territori, sono dati dell'osservatorio del Social Cohesion Day del 2016, quindi molto recenti, vive assieme alle regioni del Mezzogiorno, non è dissimile la Campania, sta molto peggio di noi la Calabria, non è dissimile il Molise, non è dissimile, no, fa poco meglio la Basilicata, vive uno stato di coesione sociale che è stato misurato sul BES e su dati ISAT, quindi
su degli indicatori precisi che sono fatti di capitale sociale del terzo settore, efficienza nei servizi, una serie di indicatori che è negativa e che ha, come dire, un investimento tra l'altro locabile sia in spesa sociale e sia in spesa sanitaria che è di molto più basso rispetto alle regioni del nord. Quindi ci ritroviamo in qualche modo in una situazione di welfare diseguale, di salute diseguale, e si sfata un mito anche, no? Che era quello che le regioni meridionali sono assistite, non lo sono dalla spesa pro capite che viene da dati ufficiali, e che invece ci sarebbero delle regioni che vengono in qualche modo penalizzate dalla spesa che viene realizzata nei territori che noi viviamo. Noi abbiamo vissuto un'esperienza consortile, lo dicevo, diversi anni fa, gli amministratori comunali dei 6 comuni per un totale di 103 abitanti con comune capofila Francavilla Fontana, in una situazione in cui conveniva fare il comune capofila in quella fase, non era una iattura, come dire, come attualmente, no? Fatta di patti di instabilità, di promiscuità di casse, di difficoltà nell'affrontare le obbligazioni nei confronti dei fornitori, in quanto l'obbligazione del comune capofila. Si decise di fare un consorzio di servizi, di mettersi insieme rispetto a tutta una serie di funzioni, comprese le autorizzazioni al funzionamento. Quindi noi autorizziamo tuttora tutte le strutture sociosanitarie sul territorio, quindi i comuni fecero questa cessione di sovranità, ma di buon senso, perché non si possono gestire i servizi se poi la regia rispetto alle autorizzazioni e rispetto, come dire, anche almeno al monitoraggio di ciò che si muove sul territorio non resta in capo all'ambito. Ci costituimmo in consorzio, evidenziando un fatto anzitutto positivo nella velocità delle decisioni, questo come dire, che ci ha portato ad approvare i piani di zona anche in una maniera, fatta la convenzione che ha una durata decennale, ci ha portato ad approvare i piani di zona con una delibera di assemblea consortile, no? O a modificarli a seguito delle conferenze di servizi con un'altra delibera di assemblea consortile, che è ben diverso da 6 delibere di consiglio comunale o da, come dire, laddove i comuni sono di più, da diverse delibere di consiglio comunale con relativi passaggi in commissione. Ma questa è la parte forse anche più banale, perché la questione centrale della vita consortile è l'aver scelto di avere realmente un territorio di area vasta, di aver scelto quindi di cedere sovranità, ma per fare dei passi in avanti, e quindi dando dignità ai piccoli comuni, dando dignità ai grandi comuni dell'ambito, ma garantendo, e vi garantisco che così è stato anche nella vita consortile, anche una sorta di rotazione degli incarichi che prima era, come dire, in qualche modo impossibile per la natura stessa della convenzione per la gestione associata e per i poteri in capo al comune capofila, così come erano configurati quando andammo a fondare il consorzio. L'esperienza è stata positiva nell'integrazione con i comuni, questo lo possiamo dire oggi con particolare soddisfazione. Restano, anche se all'interno del consorzio noi abbiamo la presenza stabile della ASL che partecipa alle assemblee consortili, rimangono tanti dei problemi, cioè molto spesso la governance può superare i problemi rispetto ai rapporti propri dei soci e quindi dei comuni consorziati, ma restano alcune problematiche che noi ci auguriamo possano essere, come dire, superate attraverso alcune iniziative che anche abbiamo assunto ed altre che ci vengono, e chiudo, anche da normative regionali e nazionali. Ciò che ci viene da fuori, il RED/REI/SIACI, più ne ha più ne metta, no? Io credo che l'esperienza dell'equipe multiprofessionali, se vedremo alla luce finalmente gli avvisi pubblici che la Regione Puglia ha promesso sul PON inclusione, garantiscono una stabilità per 3 anni più 3, quindi per 6 anni, per avere veramente una presa in carico integrata del soggetto, perché i presenti in sala mi insegneranno che dietro un disagio molto spesso ce ne sono altri. Di
dietro una questione di povertà economica molto spesso si annidano questioni legate anche alla povertà educativa, dietro a questioni che possono riguardare vi sono autorevoli ricerche in questo senso, la non autosufficienza, molto spesso si annida anche la povertà legata da povertà sanitaria, no? Da assenza, come dire, di risorse per fronteggiare la non autosufficienza che prosciuga in particolare i patrimoni anche familiari. In questa logica, avere una logica integrata, multidimensionale, so di giocare fuori casa rispetto agli assistenti sociali, no? Perché questo è un evento accreditato dagli assistenti sociali, ma credo che la logica di andare nella logica del ponte inclusione ad aprire a tutte le professionalità del sociale l'esperienza della presa, la presa in carico dei soggetti sia la strada maestra per avere delle prese in carico che siano efficaci e che rispondano ai reali bisogni, al reale fabbisogno di assistenza da parte dei cittadini che vivono una situazione di difficoltà, se veramente la persona al centro e se veramente l'intervento non deve essere parcellizzato. L'ultima questione riguarda l'innovazione più banale che noi abbiamo assieme a tanti altri ambiti abbiamo sperimentato con la cartella digitale informatizzata per far sì che ci sia un reale monitoraggio, una visione sistemica dei singoli casi che non sono proprietà di un ufficio o di un settore o di un servizio ma di un intero sistema di presa in carico, che la nostra regione, però, nonostante lo dico ai colleghi, no? Tutti i prodotti erano collaudati dal punto di vista dell'innovazione con il sistema edotto, però l'accesso alle notizie e questo rapporto di compatibilità, peccato non ci siano gli interlocutori ASL, no? Con il sistema edotto, quindi con i dati in possesso del sistema sanitario, ancora è una chimera o è legato ad una parziale conoscenza dei casi riferita principalmente all'anagrafe sanitaria, come dire, a dati irrilevanti per una presa in carico o efficace. L'ultimo tema, e chiudo veramente, è il funzionamento che noi abbiamo vissuto sia per le cure domiciliari integrate, ma vale per tutte le questioni che si concretizzano poi nella praticità, nell'integrazione sociosanitaria, è un po' anacronistico ancora vivere situazioni, almeno il nostro territorio offre queste situazioni, in cui l'integrazione sociosanitaria non è reale nella presa in carico. Che cosa voglio dire? Formalmente siamo un'unica famiglia, no? Tra sistema sanitario e sistema che attiene alle politiche sociali, ma ancora noi viviamo una discrasia nelle prese in carico, come se il soggetto non autosufficiente che viene preso in carico per le cure domiciliari integrate debba rivolgersi, nonostante i PAC hanno finanziato la CUA, gli ambiti hanno sostenuto le porte uniche di accesso, ma manca quella presa in carico integrata e quel dialogo in particolare con la medicina territoriale, che si è totalmente burocratizzata nella propria gestione e che invece rappresenterebbe per le cure domiciliari, per il sistema anche di prevenzione della violenza di genere dei minori. Io rappresento una rete provinciale interistituzionale che tiene insieme la Procura della Repubblica, il Tribunale dei Minori, quattro ambiti, il sovrintendente scolastico, e quindi vivo con mano come alcune sentinelle non vanno poi, in particolare è la medicina territoriale, in questo senso è carente, che non vuol dire che non fa il proprio mestiere, ma vuol dire che potrebbe farlo meglio, e quel dato normativo che il Presidente e il Sindaco richiamava vale anche per questo, no? C'è quella necessità che siano date delle precise indicazioni normative su come la medicina territoriale deve dialogare poi con i servizi sociali comunali e con i servizi di ambito, in quanto da lì passa una sentinella autorevole nei confronti dei cittadini
che molto spesso invece, su cui molto spesso noi dobbiamo svolgere un'opera di sensibilizzazione affinché i casi emergano, vengano mandati con le spama sanitarie presso il distretto e per poi essere presi in carico correttamente in una foresta difficile che è quella delle cure domiciliari, dove nella stessa casa si rischia di avere l'ADI sanitaria, l'ADI sociale barra SAD dell'ambito territoriale, e se va male o se va bene, a seconda di come vediamo la questione, a che punto di vista, anche il buono servizio. E quindi una selva di interventi la cui integrazione, la cui sistematizzazione dovrebbe essere, come devo dire, fortemente, ci dovrebbe essere una forte regia che molto spesso invece è carente ed è una delle pecche di quella integrazione di cui sentiamo spesso parlare ma che poi non si realizza concretamente negli strumenti concreti che sono quelli che poi il cittadino percepisce e su cui il cittadino poi decide, come devo dire, ha una vita migliore e quindi uno stato di benessere rispetto agli interventi che riceve, o come dicono i dati purtroppo ISAT, ha in particolare nel Mezzogiorno una serie di interventi che accorciano potenzialmente anche la vita dei soggetti non autosufficienti, sono dati reali. Se poi ci avviciniamo al tema delle cure palliative, accorciano ancora di più la vita dei soggetti che vivono alcune particolari patologie, cosa che non ci possiamo più permettere in un paese civile, lo dico come mea culpa anche a chi gestisce dei servizi sul territorio e su cui ci assumiamo e mettiamo la faccia e ci assumiamo anche le responsabilità di una gestione però di uno Stato che deve camminare con una voce unica e con un unico sportello, un'unica interfaccia e non con interventi parcellizzati. Grazie al direttore Budano, che è un po' sforato, quindi ci aveva promesso, non farà la stessa cosa, invece Gerardo Aliberti dell'azienda Consortile Ambito 6 della Campania. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto l'amico Costanzo per avermi voluto qui in questa giornata che reputo molto importante, anche perché diciamo, abbiamo costruito questo percorso insieme già un primo appuntamento in Campania, quando in provincia di Salerno organizzato il primo incontro interregionale sui piani di zona. E in quell'occasione diciamo mettemmo su carta delle istanze che poi presentammo successivamente a quell'incontro presso la Camera dei Deputati con la stessa Commissione Affari Sociali della Camera, dove ci fu un frangente un incontro confronto tra le varie regioni rispetto ai sistemi di welfare. E diciamo da quell'incontro io voglio proprio sottolineare le criticità che hanno diciamo reso questa riforma non compiuta a 15 anni dalla sua produzione, diciamo così. Alcune criticità che diciamo bloccano questo percorso di riforma. Innanzitutto, come sappiamo dalla riforma del titolo quinto, la titolarità dei servizi alla persona è in capo alle regioni, mentre rimaneva a livello centrale la definizione di livello essenziale di assistenza, cosa che lo Stato ancora non ha provveduto, e questa diciamo è una grande mancanza che si riverbera anche sui territori e sul sistema organizzativo dei servizi, perché definire livelli essenziali costituirebbe diciamo la definizione di diritti esigibili e quindi finanziati con fondi strutturali come il Fondo Nazionale Sanitario, invece non esiste un Fondo Nazionale Sociale Strutturato. Come sappiamo negli anni ha avuto dei tagli enormi, durante il governo Monti lo azzerarono addirittura, poi fu ripreso con il governo Letta e man mano adesso meno male abbiamo un fondo che noi chiedevamo che fosse triennale, che noi mi piace stare in piedi, ho una maggiore visualizzazione metto pure qua avanti se volete all'epoca diciamo e quindi chiedevamo che il fondo nazionale fosse triennale e viaggiasse in concomitanza con i piani sociali regionali, perché anche il nostro piano sociale regionale della Regione Campania ha una scadenza triennale. Adesso è stato emanato il terzo piano sociale del 2016-2018
all'interno del quale sono stati poste due azioni fondamentali affinché si risolvessero alcune criticità del sistema. La prima è quella del superamento che accennava l'amico Costanzo della convenzione ex articolo 30, no? Che regola i piani sociali di zona. In Regione Campania, diciamo, quasi tutti sono regolati dalla convenzione, tranne 5 ambiti, tra cui anche il mio, che è di recente costituzione a ottobre, si è costituito come azienda consortile. Ne abbiamo 2 in provincia di Salerno e 3 nella Pennilese, quindi su 58 ambiti che costituiscono la Regione Campania. Quindi nel piano sociale la Regione ha previsto un incentivo anche in termini economici degli ambiti che arrivassero a questa trasformazione in azienda, perché è un elemento fondamentale rispetto alla convenzione, che è molto debole come sistema associativo, quindi è incentrato tutto sul comune capofila che diciamo fa il bene e il cattivo tempo. In un contesto italiano regolato al campanilismo, questo determina appunto una sorta di frizione tra comuni associati e capofila, cosa che con l'azienda, diciamo, si pianifica un po' tutto. L'altro aspetto fondamentale che pone il piano sociale, gli operatori. Questa è la questione fondamentale degli operatori, perché quando è nata la 328 e quindi che obbligava i comuni ad associarsi insieme e quindi obbligava i comuni a realizzare la riforma, nei comuni non c'erano figure professionali specializzate in questo senso. Per cui tutti i comuni hanno dovuto, diciamo, ricorrere all'esterno. Immaginate che prima della 328 chi andava a fare le visite domiciliari era la polizia municipale, che doveva fare l'impianto di indagine ambientale e redigere un PEI, un progetto di valorizzazione, immaginate. E quindi per questo, diciamo, tutte queste figure che da 15 anni a questa parte hanno collaborato e hanno, diciamo, realizzato con la propria precarietà, con contratti atipici, partite IVA, CCC, non si capisce niente. Quindi adesso in questa frangente, con la riforma e quindi con i tagli alla spesa, con il blocco delle assunzioni, questo ha determinato la perdita di questo know-how che ha costruito il sistema, e praticamente adesso si sta assistendo nel mio territorio alla fuoriuscita di tutti questi progetti che per 15 anni hanno determinato la costruzione del piano di zona e quindi del sistema organizzativo. Cioè questo, non voglio fare una battaglia sindacale, che non è da me, però perdere un know-how, perdere le conoscenze che sono necessarie appunto a continuare, secondo me è una forte mancanza affinché il sistema si possa realizzare e compiersi concretamente. Noi assistiamo per esempio ai nostri territori che il servizio sociale professionale, l'ufficio di piano, viene esternalizzato e affidato al terzo settore o a una società esterna, a una società interinale, che poi andrebbe contro quel principio che è stato sancito dalla 328, che la titolarità dei servizi e dei comuni, il terzo settore interviene nella coprogrammazione, nella coprogettazione, ma non si può sostituire ai comuni. Immaginate che facciamo, che il controllore controlla il controllato. Cioè, è una contraddizione in termini, dice il mio professore di filosofia. E quindi questo determina un po' un inceppamento nel sistema. Quindi l'azienda, la trasformazione in azienda, consente appunto la stabilizzazione degli operatori, di chi ci lavora e dei servizi. Perché un altro elemento di criticità da questo punto di vista, oltre agli operatori, sono le fonti di finanziamento. Noi abbiamo chiesto che il piano, che il fondo nazionale sia strutturato e sia erogato non dopo 3 anni, no dopo 5 anni, ma all'inizio di ogni anno. Cioè dobbiamo fare il bilancio programmatico, ma con quale risorse? Con risorse aleatorie, senza che ci sia effettivamente un impegno concreto delle risorse da postare in bilancio. E quindi i comuni, poi venendo all'integrazione sociosanitaria, questa è un'altra criticità che noi come Regione Campania, come ambito dove abbiamo sempre contrapposto al prevalere della sanità sul sociale. Perché voi immaginate che il DPCM del 2001, il decreto Sicchia, prevedeva l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Però il decreto, se lo leggete bene, porta la titolarità in capo all'ASL.
La Regione Campania cosa fece nel 2010? Con un decreto del commissario d'Arpeta ha decise che i comuni dovevano compartecipare alla spesa sociosanitaria senza rispettare l'articolo 36 della legge 11 della Regione Campania, la quale diceva che avrebbe la Regione istituito un fondo a sostegno dei comuni per garantire i LEA, cosa che non ha mai fatto. E questo che cosa ha comportato in Regione? Che i comuni sono visti sovraccaricati non solo degli servizi sociali, ma dovevano anche far fronte ai servizi sociosanitari. E quindi noi negli uffici di piano facevamo da passacarte, cioè dovevamo solo liquidare le fatture che l'ASL ci mandava. E di fatto i comuni o facevi i servizi sociosanitari o facevi i servizi sociali, per cui tu dovevi garantire l'EA e di sociale non si faceva più niente. Attività di prevenzione per i minori, anziani soli, tossicodipendenza, di queste attività zero. Noi facevamo da passare, da burocrati dei comuni, cioè che non rientra nelle finalità della legge della 328. E questo è un altro aspetto. Per cui poi successivamente questa cosa la Regione l'ha corretta con il decreto 50, il quale ha recepito il decreto Secchia, obbligando i comuni a praticare il regolamento della compartecipazione degli utenti e in più, lo faccio subito, ha istituito un fondo a sostegno dei comuni e quindi adesso i comuni hanno la possibilità anche finalmente di dedicarsi anche ai servizi sociali utilizzando il fondo nazionale e il fondo dei comuni di compartecipazione. Diciamo a livello operativo nel nostro ambito, per quanto riguarda l'integrazione sociosanitaria, noi abbiamo sottoscritto un accordo con l'ASL dove abbiamo condiviso anche degli strumenti di valutazione. La Regione ha mandato sia la SVAM per quanto riguarda gli anziani e gli adulti e la SVAM per quanto riguarda la valutazione dei disabili, anche se diciamo abbiamo apportato attraverso un processo innovativo, abbiamo costruito una cartella sociale informatizzata e adesso anche il piano sociale di zona viene mandato online, quindi abbiamo una campagna digitale che consente diciamo, di archiviare dei dati e mettere a disposizione del territorio per la programmazione. Questa è una cosa molto importante dal punto di vista dell'innovazione che parlavi tu. E per cui l'innovazione, quindi questi strumenti sono necessari affinché si arrivi alla definizione di progetti personalizzati, definire proprio le ore e le prestazioni, e quindi chi paga, oltre ai comuni, è stata caricata la spesa anche a loro. Quindi sono tre soggetti che fanno soddisfare l'EA, l'azienda sanitaria, i comuni e l'utente in base alla propria indicatore socio-economico che poi viene messo nella valutazione. Un altro aspetto, e poi chiudo, perché a questo punto sembra che siamo arrivati a un minuto. C'è tante cose da dire, però sono facendo dei voli pindarici. Siamo a tardi. Quindi la cosa fondamentale che volevo sottolineare affinché si possa arrivare a una riforma veramente compiuta è che il primo passo da fare, credo che tutti gli anni, e questo diventa una responsabilità degli enti locali, perché in Campania è quella la situazione. La Regione, il Governo, diciamo per conto suo, ha detto che i consorzi sono stati riabilitati. La Regione Campania prende anche le premialità, perché adesso è la scelta degli enti arrivare a definire finalmente un sistema organizzato dove associati in azienda, dove le figure professionali siano incardinate all'interno dell'azienda, recuperare queste professionalità che stanno andando disperdendo sui territori, quindi di rimanere l'autonomia dei due poteri, diciamo, del terzo settore che gestisce e dell'ente locale che debba controllare e verificare che i servizi siano di qualità per i nostri cittadini sul territorio. Questo volevo dire, chiudo come intervento molto, cioè veloce, però avevo tante cose da dire, purtroppo il tempo è tiranno. E che noi dobbiamo salvare il lunch per i nostri ragazzi, no? Allora andiamo avanti con Vincenzo De Marco, che è il responsabile dell'ufficio di piano ambito Campobasso.
grazie, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori di questa importante iniziativa che ci consente di riflettere in maniera comparativa sulle esperienze di territori diversi in campo sociale e solidaritario. Mi presento velocemente, sono dirigente del Comune di Campobasso e direttore dell'ufficio di piano dell'ambito sociale di Campobasso, che ha 26 comuni, 85.000 abitanti, di cui 50.000 nella città capoluogo. Prima di entrare nel concreto del quotidiano dell'oggi, mi consentirebbe una velocissima analisi di contesto che ci consente di capire meglio in termini comparativi i nostri servizi. Il Molise, come sapete, è una regione di poco più di 300.000 abitanti, con una densità di popolazione molto bassa, dispersa in numerosissimi comuni di piccolissime dimensioni, anche spesso quasi sempre al di sotto dei 1.000 abitanti, con l'80% del territorio dei nostri comuni a rischio di estinzione, perché sostanzialmente c'è un tasso di invecchiamento elevatissimo, nascite zero o quasi, un tasso di mortalità molto elevato e quindi una riduzione progressiva della popolazione nei centri più interni, più montani, più lontani dalle aree principali. L'immigrazione è un fenomeno tutto sommato limitato, è concentrato più che altro nella fascia costiera del Basso Molise, Termoli, le zone di agricoltura intensiva, e quindi sostanzialmente abbiamo due tipi di problematiche. Una è quella, come dire, dell'isolamento sociale, dell'invecchiamento, delle malattie croniche degenerative, quindi dell'esigenza di servizi domiciliari ad integrazione sociosanitaria. Dall'altro lato, nelle aree, come dire, della città capoluogo, nelle altre città più grandi, Isernia, Termoli e qualche area con un po' di attività economica e quindi di popolazione presente, fenomeni anche legati alle nuove emergenze economiche, quindi al disagio economico, soprattutto ultimo, dopo la crisi ultima, e fenomeni legati al disagio nelle famiglie, nel disagio minorile e quant'altro. Quindi questo è un po' il quadro generale. A completare il tutto posso dirvi che per 300.000 abitanti abbiamo la bellezza di 10 ospedali, quindi potete immaginare di che cosa parliamo. Fino a pochi anni fa avevamo il tasso di ospedalizzazione più alto d'Italia, il che vuol dire che abbiamo dato delle risposte improprie in maniera massiccia, risposte improprie e costose alle esigenze dei nostri cittadini, che invece sono prevalentemente di tutt'altra natura. Ovviamente anche in Molise c'è un piano di riconversione della sanità con forte riduzione dei posti letto per acuti e redistribuzione dei servizi sul territorio e sul versante solidaritario. Per processi lunghi, costosi, oggetto di polemiche, di ricorsi e controricorsi, quindi possiamo immaginare come si evolve questa dinamica da questo punto di vista. Parliamo del sociale. Il Molise ha una spesa storica, quindi tradizionalmente una spesa storica molto bassa per il sociale. Lo si accennava prima, non è vero che le regioni meridionali spendono chissà che cosa sui servizi pubblici. Forse dopo la Calabria quello del Molise è il livello più basso nel nostro a livello italiano di spesa per il sociale. E fino al 2005, anno in cui sono entrati in vigore i piani di zona, i servizi sociali praticamente non esistevano. C'erano a Campobasso, a Isernia qualcosa, a Termoli qualcosa, quindi delle città principali. Sul territorio i servizi sociali non c'erano, erano completamente assenti. C'era l'intervento spot dei sindaci sul disagio economico, con modalità spesso discrezionali a dir poco,
un po' di assistenza domiciliare agli anziani, ma anche lì in maniera non strutturata e piuttosto generica e sempre con modalità discrezionali, e poco altro. Quando c'erano situazioni conflittuali familiari, gestione dei minori affidati all'autorità giudiziaria, eccetera, eccetera, interveniva il consultorio familiare della ASL. Quindi c'era il servizio sanitario, metteva a disposizione delle figure specialistiche che facevano la relazione al giudice minorile piuttosto che alla procura minorile, eccetera, eccetera. Quindi il sociale era inesistente. Nel 2005 viene emanato il primo piano sociale regionale a cascata i piani sociali di zona su 11 ambiti, pensate un po', quindi 300.000 abitanti, 11 ambiti sociali di zona. E a seguito di questo vengono, attraverso l'azione dei comuni più grandi che hanno portato sul territorio il proprio know-how, attraverso il modello della convenzione ex articolo 30 del TUEL e quindi attraverso la logica del comune capofila sostanzialmente di cui si parlava anche prima, hanno portato sul territorio questi servizi in maniera tendenzialmente uniforme, vale a dire è stato costituito il comitato dei sindaci che è l'organismo di coordinamento dei comuni, è stato costituito l'ufficio di piano con le varie figure specialistiche previste, è stata costituita l'equipe multiprofessionale che poi è il cuore dei servizi sul territorio. I servizi sul territorio sono il segretario sociale, quindi gli sportelli di cittadinanza, il servizio sociale professionale e i servizi specialistici, lo psicologo, l'educatore professionale, il mediatore familiare, gli animatori, educatori, operatori, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi portando sul territorio in maniera uniforme o tendenzialmente uniforme i servizi per le famiglie, per gli anziani, i disabili, il disagio economico, gli immigrati e quant'altro. Quindi questo è un po' il quadro di insieme. Ovviamente la formula utilizzata, lo dicevo prima, è quella della convenzione articolo 30, con tutti gli aspetti negativi e positivi che questa formula ha, ma è stata una scelta di necessità, perché utilizzare altri strumenti, cioè creare delle sovrastrutture che comunque comportano dei costi, per quelle dimensioni degli ambiti così piccole sarebbe stato controproducente, irrazionale. Pensate che ci sono degli ambiti, a tutt'oggi il numero è stato ridotto da 11 a 7, ma c'è un ambito che ha poco più di 10.000 abitanti, quindi immaginate che cosa significa andare a costruire un consorzio, un'azienda consortile o qualcosa che, come dire, l'impresa non vale la spesa, la spesa non vale l'impresa, non mi ricordo il proverbio, comunque ci siamo capiti. Quindi per esigenze di necessità, attraverso i comuni capofila, stiamo tuttora gestendo questi 7 piani di zona nel Molise. E un ragionamento su altre formule gestionali, perché è chiaro che ci sono le controindicazioni, la complessità della normativa, il patto di stabilità, il blocco delle assunzioni e quant'altro che veniva pure detto in precedenza, e che almeno parzialmente possono essere superate con formule giuridiche diverse, nel nostro caso presupporrebbero una contrazione del numero degli ambiti. Nel momento in cui ne crei pochi, 2, 3, tenuto conto dell'articolazione del nostro territorio così ampio, allora puoi fare un ragionamento su forme più strutturate che hanno comunque dei costi generali, che vengono di spese che si sottrae ai servizi sul territorio. Invece abbiamo utilizzato il know-how dei comuni capofila, e tuttora stiamo facendo così, con più o meno massicce introduzioni dall'esterno di figure non presenti, come diceva prima il collega della campagna, e mentre a Campobasso questa introduzione di figure ulteriori è stata piuttosto limitata, ma comunque consente di mantenere, diciamo, la regia del sistema in mano all'ente locale, in altri casi è stato possibile, attraverso un massiccio ricorso a forme prima di contratti di collaborazione, co-co-co, assunzione a tempo determinato, eccetera, eccetera, ultimamente con le restrizioni drastiche della normativa degli enti locali,
è possibile solo attraverso la formula degli appalti di servizio, quindi il personale che collabora con noi non nell'attuazione dei servizi, ma nella regia dei servizi, nella gestione del cuore del sistema, è spesso personale dipendente da cooperative e appaltatrici. Abbiamo cercato di ridurre al minimo i conflitti di interesse ponendo un vincolo di incompatibilità tra gestione di servizi di sistema e gestione di servizi operativi per evitare la controindicazione del controllore e del controllato, però come sapete questo è un punto di difficoltà. Successivamente il sistema ha avuto delle evoluzioni positive perché nel 2014 è stata emanata una legge quadro regionale sui servizi sociali, in cui è seguito un regolamento di attuazione che in qualche modo ha messo un po' di ordine anche dal punto di vista della normativa specifica di riferimento, c'è un quadro un po' più chiaro. Soprattutto poi è stato licenziato l'attuale piano sociale regionale 2015-2018, cui sono seguiti i piani di zona che, superando un po' quel dualismo che era dei precedenti piani di zona, che i servizi erano in parte comunali, in parte degli ambiti, con una confusione che non vi dico, incredibile, metà in metà. Una metà faceva capo ai singoli comuni, una metà faceva capo agli ambiti. Attualmente diciamo che l'ambito è stato individuato come il canale unico di riferimento o principale. Alcuni comuni che hanno un livello superiore di servizi rispetto al piano sociale regionale tipo Campobasso mantengono ancora la titolarità di alcuni servizi molto specifici, molto particolari, tipo la gestione di alcuni centri socio-educativi per disabili e altro ancora, ma la stragrande maggioranza dei servizi passa attraverso questo canale unico in cui sono state tendenzialmente convogliate tutte le risorse, quelle del fondo sociale regionale, quelle del fondo della compartecipazione dei comuni, dell'FNA, del POR e più i, come dire, le fonti di spesa che di volta in volta arrivano sugli ambiti che anche dalla normativa nazionale sono considerati come l'unico interlocutore. Lo si diceva prima per il REI alias SIA e cose simili. Ormai l'ambito è l'unico interlocutore, un canale unico di riferimento, e questo è sicuramente positivo, insomma. Però ci sono delle criticità, pur nella possibilità dei cambiamenti, perché credo che questo breve excursus ci consente di dire, perlomeno nel Molise, vuol dire che siamo passati dal deserto. Ci credo definito, anche meno. Chiedo scusa, riprendo il filo. C'è stata un'evoluzione sicuramente positiva, ma ci sono delle forti criticità che rimangono e che sono legate a vari fattori che sono stati anche citati in precedenza. Il primo fattore è quello della incertezza delle fonti di finanziamento e della molteplicità dei fondi. Perché incertezza? Perché ci sono una serie di cose, di iniziative anche belle, che però non hanno certezza di dignità di servizio, sono progetti, c'è la logica progettuale. Noi ne facciamo a decine di questi progetti, perdiamo anche di vista il numero certe volte, ci dimentichiamo di quanti ne sono. Però magari l'anno successivo questi progetti non ci sono più, decadono. Quindi passare in qualche modo dalla logica progettuale alla logica, come dire, del servizio stabile, cercando anche di unificare i fondi di finanziamento, perché veramente non ci si capisce nulla, ogni fondo ha una sua modalità di gestione e di rendicontazione e veramente ci vuole un lavoro enorme per stare dietro a tutte queste attività. Quindi questo è il secondo aspetto negativo. L'altro è quello della ristrettezza dei fondi, perché tenete conto che, tra le altre cose, la Regione Molise ha obiettivo 2, questo vuol dire che ha una quantità di finanziamenti europei che è nettamente inferiore per esempio rispetto alla Puglia o alla Campania o altri
regioni del Mezzogiorno e quindi a un livello di finanziamento che si riverbera anche sul sociale, che è importante, insomma. Quindi ristrettezza di fondi, incertezza di queste risorse, difficoltà, come dire, a immaginare dei LEA in campo sociale, che siano veramente tali e non una finzione cartacea, non so perché di LEA, LILEAS, LEP, eccetera, eccetera, c'è scritto ovunque, ma la certezza di servizi solidi e strutturati, permanenti, così come avviene nella sanità, da noi non c'è. Questo si riflette anche sull'integrazione sociosanitaria, perché noi ci confrontiamo, come dire, con un pianeta, quello sanitario, che ha un ordinamento più chiaro, strutturato, riconoscibile e anche delle modalità di finanziamento più definite, mentre da noi appunto c'è questa incertezza finanziaria, organizzativa e quant'altro. Difficoltà che, nonostante tutti i passi avanti che pure sono stati fatti, per esempio l'utilizzo del sistema informativo sociosanitario, quindi si diceva prima, la cartella sociosanitaria unica a cui accedono gli assistenti sociali e le altre figure dei servizi sociali e gli operatori sanitari delle cure domiciliari e, diciamo, dell'integrazione sociosanitaria. Questo è già un grande passo avanti, ancorché realizzato con molta fatica, perché far entrare nella testa degli operatori queste cose non è stato facile. Ma nonostante questo le difficoltà continuano. L'ASL poi è un pianeta molto complesso e variegato, in cui prevale la logica della specializzazione, della parcializzazione delle competenze. E poi, come dire, mentre l'ospedale per antonomasia è un luogo, come dire, riconoscibile, visibile a tutti, che tutti identificano, i servizi sociosanitari, l'integrazione sociosanitaria, sono, come dire, fantomatici, nessuno li conosce, sono delle entità magari confinate in un appartamento, in un luogo qualsiasi, quindi bisognerebbe fare uno sforzo per renderli più riconoscibili, più visibili, più comprensibili e in immediata percezione da parte dei cittadini. L'altro discorso, che è una criticità sul versante dell'integrazione sociosanitaria, è quella della cultura. Ho finito. Quella della cultura degli operatori, è una cultura molto diversa, divergente, la cultura medica, sanitaria, da un lato, la cultura delle professioni sociali. Abbiamo visto delle esperienze formative realizzate insieme, quindi mettendo insieme medici, infermieri, professionisti del sociale, eccetera, eccetera, che hanno dato dei risultati positivi. Nel momento in cui si ragiona intorno a una problematica comune da diversi punti di vista, da punti di vista diversi, diciamo che i risultati positivi vengono a galla. Questo è un po' il quadro d'insieme. Ti chiedo scusa se sono stato molto veloce, un po' confusionario. Grazie. Allora, ringraziamo il responsabile dell'ufficio di piano ambito Campobasso, Vincenzo De Marco. Ci ha raggiunto il sindaco di Cignolo, Franco Metta, che salutiamo. Tra pochi minuti, sindaco, ne chiediamo il compito di chiudere la mattinata di lavori. Subito dopo l'intervento programmato di Rossano Corvaglia, direttore del consorzio servizi sociali di Poggianco. È così? Sì, sì. Salve a tutti, io cercherò di essere brevissimo, anche perché non vorrei che il dottor Romina, premesso il pulsante della tavola, mi facesse sprofondare, che ha minacciato di farci sparire. Niente, io vengo dall'ambito di Poggianco, che è un ambito molto piccolo, sono 15 comuni con un totale di popolazione di circa 45.000 abitanti. Noi, come diceva il collega Gianluca Budano, siamo stati il primo consorzio in Puglia. Io vi ringrazio per averci invitato a questa bella manifestazione, e anche proporrei come buona prassi
anche nei confronti della Regione Puglia, perché lo scambio di opinioni, di esperienze anche interregionali sicuramente è una cosa positiva. Vi dicevo, noi siamo stati il primo consorzio in Puglia, abbiamo iniziato nel 2006 con il consorzio, non c'è stato un giorno di convenzione tra sindaci, perché tra comuni, perché già i 15 sindaci e i 15 comuni hanno preso la palla al balzo sul testo unico degli enti locali dell'articolo 31, hanno costituito il consorzio. Consorzio che, come sapete, è un ente giuridico preordinato, dotato di propria autonomia giuridica e finanziaria con il proprio bilancio e con tutti i vantaggi che derivano da questa autonomia. Immaginate che non siamo noi legati per il pagamento dei mandati, non siamo legati all'ufficio ragioneria del comune capofila, per cui abbiamo un snellimento del procedimento amministrativo che si tramuta in tempestività nella risposta dei bisogni dei cittadini. Io ho conosciuto il presidente dell'arbitro di San Marco in Lamis, Costanzo Cascarino, proprio in un'occasione in cui ci chiedeva consigli, proprio perché siamo stati il primo consorzio di Puglia. È chiaro che per costituire il consorzio ci devono essere le condizioni non solo territoriali, ma soprattutto chiaramente politiche, no? Perché costituire il consorzio ci deve essere in primis un atto, tra virgolette, di generosità del comune capofila, che si deve spogliare delle funzioni date dalla legge e dire gestiamo il piano di zona insieme, coinvolgendo anche gli altri 15 comuni. Molto spesso la conflittualità politica, l'esperienza me lo dice, è stato un elemento di criticità nella gestione del piano di zona. Molti ritardi si sono avuti proprio perché le decisioni non venivano prese, perché non c'era concordia all'interno dell'assemblea dei sindaci o del coordinamento interistituzionale. Ecco, forse il consorzio riesce a superare questi ostacoli perché ha proprio un organo che è il consiglio di amministrazione composto da 5 elementi, scelti veramente dall'assemblea dei sindaci, che ha la funzione di gestionare il raccordo con l'ufficio di piano. Per cui è la storia che ce lo dice, in questi 10 anni di gestione noi siamo riusciti a dare con l'impegno veramente di ognuno di noi il nostro meglio a fine di dare tempestività di risposta ai bisogni dei cittadini. Non ce lo diciamo da soli, ce lo dice anche la Regione Puglia, che nelle linee guida di qualche anno fa aveva individuato il consorzio come modello di gestione del piano sociale di zona. Molti ambiti non hanno ascoltato, forse perché qui rispetto alla Campania non ci sono gli incentivi economici per poter costituire il consorzio, magari implementando le risorse degli altri, forse qualche amministratore, qualche sindaco potrebbe farci un pensiero. Io vi invito, soprattutto qui in Capitanata, in cui ci sono le situazioni territoriali uguali a quelle del Salento, cioè frammentazione dei comuni, tanti piccoli comuni, penso all'ambito di Troia, ma anche all'ambito di San Marco in Lamis, se non sbaglio, dove siete Lucera, cioè ci sono ambiti composti da tanti piccoli comuni, per cui la soluzione del consorzio potrebbe essere quella ottimale. C'è alla base, quindi, ci deve essere il principio di solidarietà tra i comuni. Voi immaginate che noi siamo stati uno dei pochi ambiti, quanto risulta, di aver istituito il fondo per gli interventi indifferibili, cioè non lasciamo soli quei comuni piccoli che debbono sobbarcarsi centinaia e centinaia di mila euro per poter sostenere i costi dei ricoveri dei minori in istituto. Ci sono stati comuni di 1.500 abitanti che avevano fatture annuali di circa 120-130 mila euro, per cui immaginate cosa significa per un comune piccolo sottrarre al bilancio comunale tale somma. Il consorzio è intervenuto per il principio di solidarietà tra comuni, per cui ha una dote finanziaria che abbiamo stabilito in 85 mila euro e contribuiamo con il 40% per esempio ai costi per gli interventi differibili, non lasciando da soli quei comuni che, tra virgolette, non me ne vogliono le assistenze sociali, hanno la iattura di dover pagare
queste fatture non entrando nel merito veramente dell'insegnamento sul punto. Il dottor Renacco ha illustrato la situazione del Molise che, diciamo, per certi versi è simile a quella nostra del Salento. Ha parlato di non avete preso la decisione di costruire il consorzio per i costi, ma io le dico, dottore, che per quanto ci riguarda noi siamo un consorzio di 45.000 abitanti e i costi in più che dobbiamo sostenere per avere il consorzio sono quantificabili in circa 15-20.000 euro l'anno, quindi è una somma irrisoria. Dobbiamo pagare il nostro revisore dei conti, dobbiamo pagare il tesoriere perché non abbiamo il tesoriere del comune capofila, non abbiamo il revisore del comune capofila, però a fronte di questi pochi centinaia di euro che chiediamo in più ai comuni abbiamo più servizi, tenendo conto che l'ufficio di piano e tutto l'organigramma del consorzio è stato dall'inizio composto da personale di fuori dei comuni, perché capite bene che gestire un piano sociale di zona, magari a scavalco 18 ore nel comune capofila o 18 ore nel consorzio, non era possibile. La mole di lavoro è tanto e tale, per cui se qualcuno degli amministratori presenti sta pensando al consorzio, l'invito è quello di dotare il consorzio di personale che sia a tempo pieno, full time nel consorzio e che non sia distratto da altre situazioni. Per quanto riguarda le criticità, le prospettive dei piani sociali di zona e dei servizi di intervenzione sociosanitaria, 10 anni fa non sapevamo nemmeno cos'era il distretto sociosanitario. Oggi addirittura lavoriamo insieme, abbiamo costituito la PUA, abbiamo un web, gestiamo i servizi di assistenza domiciliare integrati insieme, per cui grossi passi avanti si sono fatti da questo punto di vista e molti se ne devono fare. Consentitemi una preoccupazione: l'ADI, assistenza domiciliare integrata, che rappresenta il servizio essenziale di integrazione sociosanitaria, è a un punto di difficoltà, almeno per quanto ci riguarda. Abbiamo avuto i fondi PAC che ci hanno fatto fare il salto di qualità nell'offrire un servizio degno di nome. Immaginate che noi prima dei PAC potevamo destinare all'ADI risorse per assistere circa 10 persone, oggi ne assistiamo 83. Da un lato abbiamo visto il nostro ospedale chiuso, dall'altro lato il Ministero ci ha fornito queste risorse per poter implementare servizi di assistenza domiciliare, per consentire che i pazienti possano stare nel proprio domicilio piuttosto che andare in ospedale. Però il punto interrogativo è il futuro. Io sono stato ad una riunione in prefettura a Bari una settimana fa alla presenza dell'autorità di gestione per i fondi PAC con la nuova prefetta, la dottoressa Amato, la quale diceva: attenzione che questi fondi che voi avete sono un'eccezione, non è la regola, per cui nel futuro deve camminare con le vostre gambe. E qui è l'elemento di priorità: come facciamo a camminare con le nostre gambe? Come facciamo a sostenere un amore di assistenti, di assistiti che, come vi ho detto poco fa, è stata 8 volte di più rispetto al passato con i fondi del bilancio? I comuni purtroppo ormai i rubinetti ce li hanno chiusi, per cui e questo dovremmo battere i pugni anche a livello regionale, perché le risorse vengano spese in modo appropriato, perché non si può dare un servizio assistenza domiciliare a un anziano non autosufficiente che è stato nel bisogno un giorno e l'altro giorno non darlo, perché noi siamo in questa condizione, abbiamo esaurito le risorse tante e siamo in attesa delle risorse aggiuntive, chissà quando arriveranno. Stiamo facendo lo sforzo di garantire il servizio, perché non è possibile interromperlo con fondi di bilancio, ma fino a quando? Questo è il grosso punto interrogativo. I piani sociali di zona, siamo prossimi, diceva il mio collega Gianluca Budano, siamo prossimi a doverli riprogrammare. Io voglio fare questa analisi, l'ho già detto anche in altre occasioni, noi siamo al terzo o al quarto anno di programmazione dei piani sociali di zona, e la differenza con il primo piano sociale di zona è che oggi
la regione non ci dà spazio di programmare interventi specifici per i nostri territori. Ci fa fare l'analisi dei bisogni e poi dobbiamo prendere pari pari le linee guida e ripetere gli stessi interventi da Foggia fino a Santa Maria di Leuca. Per cui, che senso ha fare l'analisi dei bisogni quando noi siamo ormai incanalati in quel binario, per cui lì ci dobbiamo muovere e non possiamo uscire. Per cui chiedevo che ci fosse stato anche l'assessore al welfare Cotonegro la possibilità di poter dare più ampia autonomia ai comuni che conoscono il proprio territorio, che conoscono i propri fabbisogni, in modo da dare risposte efficaci a bisogni del territorio. Io non mi voglio prolungare e quindi ringrazio di aver ascoltato, grazie mille. Allora, prima di dare la parola al sindaco di Cerignola Franco Metta, abbiamo l'ultimo intervento programmato affidato a Roberta Beccacieci, Gabriella Beccacieci dell'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche. Buongiorno a tutti, a me l'arduo compito di catturare questi ultimi 5 minuti di attenzione e competere con la roba che ho visto passare, che ci aspetta di cuore. Immagini per me. Intanto ringrazio il sindaco, ringrazio gli organizzatori, in Puglia sono venuta diverse volte in quanto prima di stare in regione, 8 mesi fa ero in un distretto sanitario, per cui ho partecipato a diversi convegni organizzati dai direttori di distretti della Puglia e ho visto negli ultimi anni crescere i distretti sanitari, i progetti che ho visto fare, cioè veramente chapeau al territorio, alla parte sanitaria del territorio pugliese, il resto lo conosco meno. Volevo parlare di un esempio, un minimo di medicina narrativa, mi rivolgo soprattutto agli assistenti sociali. Però vorrei anche rispondere telegraficamente ad alcune cose che ha richiesto il presidente Cascavilla. Allora, intanto che la regione Marche è stato unificato, il periodo c'è stato un unico direttore sia del servizio salute che dei servizi sociali. Poi probabilmente era la persona sbagliata ed era pericolosa, allora il primo passo è stato fatto ridividere immediatamente i servizi e questa è la situazione attuale. Attualmente devono essere fatti il nuovo piano, sia il piano sociale che il piano sanitario. Siccome però le persone che si occuperanno di questo, da Santa Lelia, l'economia sociale, di Stanislao, sono persone collaborative e per bene, stiamo cercando di riunificare, quantomeno inserire l'uno nell'altro e riunificare e soprattutto con l'aiuto, entrambi i piani, con l'aiuto della collaborazione dell'università, sia quella di Urbino sia quella di Ancona. Poi ci sono state di innovativo nelle Marche, c'è stata la normativa che ha istituito le UOSES, queste unità sociosanitarie tra distretto e ambito, sono state normate, stavano per partire e hanno cominciato a partire in alcune parti delle Marche, però era proprio il periodo del terremoto di cui un attimo vi voglio parlare. E la criticità più grossa di queste UOSES è nel numero non coincidente tra distretti e ambiti territoriali, perché questo crea una difficoltà di gestione a volte difficilmente sormontabile. I distretti, cioè all'inizio erano tutti lo stesso numero, poi sono stati ridotti i distretti, da 24 sono passati a 13. La stessa riduzione non hanno avuto la forza politica di farla per gli ambiti distrettuali. E questa è una grossa criticità e la voglio far rilevare, perché chiunque vuole organizzare questa cosa deve tenerne conto. Le UOSES invece dovrebbero superare l'altra grossa criticità. Io stavo nel distretto, quando come unità valutativa dovevamo risolvere qualche caso ed erano sempre sociosanitari, spesso e volentieri la cosa più semplice era la sanitarizzazione del caso, perché mentre il distretto aveva budget che comunque poteva gestire la parte economica, lo stesso non era possibile per i comuni ridotti
ridotti all'osso. E questa disparità rendeva difficile la vera integrazione, o quantomeno rendeva inappropriate alcune scelte fatte su queste persone. Quindi le UOSES dovrebbero superare quest'altra criticità. Il tempo è ridottissimo, vi racconto solo un esempio di in cui l'integrazione socio-sanitaria è stata fondamentale nelle Marche, è stato il terremoto. Allora, il terremoto, brevemente, il terremoto di agosto è stato un terremoto tipico, tra virgolette, quelli a cui la protezione civile è abituata. Terremoto con vittime, 50 sono morti, parlo solo della parte marchigiana e non della parte di Amatrice, 50 morti, un'ottantina di feriti, si attiva la macchina dell'emergenza, si attiva perfettamente, tutti si muovono e sanno come muoversi e sanno come gestire un evento così catastrofico. Poi arriva il terremoto 28-30 ottobre. È una roba a cui non esistono simili in Europa e quindi probabilmente nel mondo tra virgolette civilizzato, perché è un terremoto che ha coinvolto una gran parte del territorio marchigiano, non ha fatto vittime, per cui ecco che l'emergenza, che è la prima a intervenire, si è trovata un attimo squilibrata, perché non c'era da tirare fuori né vittime né feriti. Questo perché la ricostruzione di vent'anni prima, del 97, anche se non era tutto a norma, che è tutto crollato, però ha fatto sì che la gente avesse tempo di uscire dalle case e di salvarsi. Questo è stato fondamentale. Quindi questo terremoto anomalo con 35.000 sfollati, cioè 35.000, 30 tra case di riposo, RSA, residenze e protette, totalmente inagibili, 650 per anziani non autosufficienti da ricollocare velocemente, più tutta quella parte di anziani che precedentemente erano quasi autosufficienti in famiglia, che gestiti o in famiglia o dal nucleo vicino, dai vicini di casa. Parliamo di tutti i piccolissimi paesi, questi disastrati nelle Marche, con badanti che, mi scuso per quelle che non l'hanno fatto, per la maggior parte sono fuggite, quindi hanno abbandonato queste persone anziane da solo, o fuggite o sono andate nei primi centri di accoglienza che sono stati istituiti nei paraggi delle zone terremotate. Quindi ci siamo trovati di fronte a una realtà che non era solo sanitaria, era sociosanitaria al massimo livello, e la novità è stata questa gestione emergenziale, come se fosse un'emergenza sanitaria, dell'emergenza sociale che si è verificata. Per cui il primo passo che consentiva di fare le cose è stato nella SOUP, che sarebbe la sala operativa integrata regionale con la protezione civile, è stato immesso dentro Nino Santarelli, che è il responsabile del direttore dei servizi delle politiche sociali delle Marche, e i suoi collaboratori. E sono stati istituiti, è stato istituito a Macerata la SOI, che sarebbe il servizio di la sala operativa integrata per l'assistenza sociale e sanitaria. Lì sono state piazzate degli assistenti sociali che 12 ore di servizio, 24 di reperibilità, insieme a infermieri e medici del distretto, hanno gestito in tempi brevissimi prima la ricollocazione di tutte queste persone anziane. Questo lavoro è stato fatto in emergenza subito, ma sta continuando adesso, perché prima c'è una collocazione di emergenza, poi bisognerà trovare una collocazione intermedia fino alla decisione, quella che sarà, se rifare le case di riposo dove erano, rifarle vicino, accorpare più case di riposo dei paesi, ma il singolo paese dice sì, facciamo quella grossa che prende tre paesi, però intanto sì, non puoi dire, mi mettete a posto pure quella vecchia che avevo io, perché può servire. Quindi siamo nella fase di dover gestire questa situazione intermedia. Sono stati gestiti i trasporti speciali per questi anziani, perché il trasporto sanitario è normato, è facile, se fai la linea, se c'hai la visita, se c'hai questo,
Alcuni trasporti i primi tempi sono stati fatti col volontariato, con la Croce Rossa, con le altre organizzazioni di volontariato, e poi fino a un certo punto a gennaio il volontariato ci ha avvisato, finita l'emergenza, chiude nel nostro intervento. Per cui abbiamo dovuto insieme ai centri sociali gestire e fare una specie di regolamento sui trasporti sociali, tre volte prima valutazione e poi fornirli, perché c'era la persona che andava dove andava a fare una visita che magari non era urgente ma la faceva nel paese d'origine, perché pensate che questi sfollati una parte sono andati in autonoma sistemazione, una moltissima parte sono nella costa, negli alberghi della costa, e ancora ci sono, nel senso si è ridotto il numero ma ancora ci sono, perché comunque la parte interna delle Marche, così come era 8 mesi fa, così è rimasta. Quindi l'intervento socio e sanitario, gli infermieri che tra l'altro, quelli che stavano nella montagna, si sono spostati anche loro con le famiglie, perché poi le stesse persone, gli stessi operatori erano a loro volta operatori del terremoto, ma terremotati in prima persona, perché c'erano quelle persone, maggior parte erano in casa inagibile, cioè ci sono paesi, venite nelle Marche, a Visso a un certo punto c'è un checkpoint chart, c'è una barriera dove entrano solo gli autorizzati e gli addetti ai lavori, al di là di quello c'è una piazza bellissima di Visso crollata e tre paesi completamente disabitabili, in una natura che è meravigliosa, però queste popolazioni sono venute via, sono state messe sulla costa, avevano e hanno tuttora quelle rimaste tutti i bisogni di qualsiasi tipo, anche andando a prendere medicine. E qui anche i medici di medicina generale, che insieme agli assistenti sociali e infermieri hanno fatto le valutazioni, sono stati meravigliosi. Non so se qui ce n'è qualcuno, mi piange il cuore fare i complimenti ai medici di medicina generale, ma in questo caso sono stati stupendi. Pensate che hanno continuato, quelli della costa si sono fatti carico di assistere i pazienti della montagna portati nella costa senza richiedere niente in cambio e lasciando che i colleghi della montagna continuassero a ricevere le quote capitali dei pazienti trasferiti. I medici della costa hanno fatto le vaccinazioni antinfluenzali a tutti gli anziani, lasciando che il compenso per la singola vaccinazione tornasse a quelli rimasti nella montagna. Medici rimasti nella montagna a cui abbiamo dato moduli, che tuttora sono in moduli abitativi ad uso sanitario, nel senso che visitano in container, adesso li stiamo dando anche per l'attesa, perché ancora le situazioni non sono risolte, e molte persone nel tempo hanno cominciato, prendendo il pullman la mattina, dalla costa a tornare a farsi visitare, a fare il viaggio per farsi visitare dai propri medici. Questo per dire che le criticità sono sempre tante, però se voi andate nelle Marche si lamentano di tutti, del governo, della regione, dei ritardi, delle macerie, del lavoro, di tutto e di più. Non c'è una persona in ogni luogo dove siamo andati che si sia lamentata dell'assistenza sanitaria e sociale a livello territoriale. Ho questo con il coordinatore, soprattutto uno che è quello delle province, ma c'è della zona di Camerino che ci aveva quasi tutti il 90% di comuni di emergenza, non c'è un marchigiano che si sia lamentato, cioè, perché veramente ho visto persone dare l'anima per questa cosa, per cui adesso io non dico che ci vuole un terremoto ovviamente per tirare fuori il meglio dell'integrazione, però è un esempio di integrazione possibile. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione della mattinata con l'annunciato intervento saluto del sindaco di Cerignola, Franco Metta, che per il mio accesso, sindaco, gli accedo il mio posto. Buongiorno a tutti, certo è una estrema crudeltà lasciarmi la parola appena prima della meritata pausa per il pranzo. Sono felice di darvi il benvenuto
sono orgoglioso della vostra presenza qui oggi a Cerignola, sono sicuro che la vostra presenza sarà foriera di buoni risultati, di eccellenti stimoli e di importanti approfondimenti. Io che però sono fondamentalmente un egoista campanilista sfegatato, sono particolarmente contento che questo incontro si sia potuto svolgere a Cerignola, perché significa che la mia città, la nostra città, per quanto riguarda me e gli organizzatori, è al centro di questa attenzione, è al centro di questo approfondimento e diventa segnalata agli onori della cronaca per iniziative positive, per qualcosa che possa collegare il nome di Cerignola ad una valutazione positiva, per cui io sono particolarmente lieto di porgervi il saluto anche a nome di tutta la città e di aggiungere una sola osservazione. Ho ascoltato con molta attenzione, ho colto alcuni suggerimenti anche piuttosto interessanti, oltre che i passaggi umani che la drammaticità del sisma ha suggerito alla nostra interlocutrice. Veramente ne ricavo conforto. Voglio aggiungere solo questo: bene l'approfondimento tecnico, bene l'approfondimento umano, ma io metterei l'accento appunto sul fattore umano, anche per un evento di questo genere. L'abbiamo voluto come amministrazione, certamente sì, lo testimonia il nostro amato logo su questo manifesto e su questa iniziativa, perché abbiamo condiviso questa attenzione per tutto quello che è sociale, quello che è politica sociale, sicuramente sì, ma non si sarebbe realizzato nulla, nemmeno con questa unanimità di intenti, se le idee, se gli entusiasmi, se le passioni non avessero trovato delle gambe salde sulle quali camminare. Per cui non mi tacciate di provincialismo se, oltre al ringraziamento e al saluto per voi, io ringrazio coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, in modo particolare il vice sindaco dottor Pezzano, e non nomino nessun altro perché il suo staff è numeroso e nessuno di loro meriterebbe una mia dimenticanza. Posso dire soltanto questo: quando abbiamo deciso il programma della nostra amministrazione, le politiche sociali avevano un ruolo prioritario, avevano un ruolo principale. Stiamo realizzando questa scelta, la stiamo realizzando perché avevamo le idee chiare sui programmi, ma soprattutto la stiamo realizzando perché, ripeto, le gambe solide, le gambe appassionate, le gambe determinate di coloro che organizzano queste occasioni, questi eventi, hanno fatto sì che Cerignola fosse oggi al centro di questa attenzione. A voi il mio più sincero ringraziamento. Allora, ringraziamo il sindaco e ci fermiamo qui, il tempo di mangiare qualcosa, poi ci ritroveremo quando lanceremo un disperato appello dopo pranzo. Allora aspettiamo che preparino, stanno più fuori.